Amici di Merano al Galoppo, bentrovati. L'abbiamo atteso per un anno intero e finalmente ci siamo. Siamo pronti. Sta per andare in scena il meeting del 79esimo Gran Premio Merano Alto Adige. Tutti in sella e si parte. Andiamo a vedere com'è andata. Session fantastica e poi giornata fortunata perché c'è questo bel sole e il pubblico numeroso e quindi penso sia bellissima una giornata oggi. Abbiamo avuto la corsa internazionale nostra, la Fegentri, in ostacoli, è 2 anni che l'abbiamo portata qui a Merano, riuscitissima, una bellissima corsa e oggi continuiamo con questa ingente, ma oggi la classica corsa, il Goldeg, che insomma è la classica proprio meranese per eccellenza per noi gente, ma e quindi bellissimo in questo contesto, ci meritiamo anche noi di essere. Un grande evento, prime impressioni? Ma è sicuramente un evento straordinario, riporta in qualche modo ai tempi passati, è insomma una grande emozione vedere i cavalli innanzitutto, ma poi l'atmosfera che si respira è veramente un'atmosfera magica, queste signore bellissime con questi cappelli, insomma è una cosa che rimane, che dà una sensazione di altri tempi, nei tempi moderni. Merano come Ascot. Bah, a Merano insomma poi questa grande tradizione in qualche modo io credo che sia un po' un unicum, forse anche mondiale secondo me, perché Merano, comunque parlavo prima con un signore australiano per esempio, con un signore thailandese che sono venuti apposta per il Gran Premio di Merano, quindi un momento internazionale importantissimo per tutta la provincia e di conseguenza viva Merano, viva l'ippodromo, e Bolzano non ha un ippodromo. Intisari vince il Goldeg. Gran Premio Merano è sempre una festa, anche oggi un bel successo di pubblico e che cresce di anno in anno. È così, è diventato un evento importante che dà visibilità a questo sport, ma anche alla città di Merano e anche alla nostra provincia. C'è tanta gente e aumenta anno per anno. Quindi anche dimostrazione che la provincia ha visto giusto anni fa anche nel sostenere questa struttura. È così e dobbiamo fare ancora qualcosa, perché facciamo anche le trattative con la città di Merano per trovare qualche soluzione, perché sono da fare investimenti enormi per ristrutturare questa struttura, per questo ci vuole anche l'aiuto della provincia. Tequila Tango vince il cross country in modo chiaro e sicuro. Settantanovesima edizione del Gran Premio Merano, un successo annunciato. Successo annunciato, bella gente, bellissimo ambiente, un tempo meraviglioso, un ottobre. Un ottobre stupendo che ci sta assistendo. Diciamo un gran premio che è anche prova del grande impegno che ci sta mettendo Merano, i gestori di tutto l'ippodromo, e non potrà andare altro che meglio nei prossimi anni.
Stuke, e Stuke nel tratto piano rientra, e Stuke vince, la corsa si è finita in 4 anni. Io credo che oramai il format che è stato creato dalla Merano Galoppo sia effettivamente una garanzia. Mi vorrei anche sbilanciare, io non sono arrivato da molto, ma ho la sensazione così che ci sia addirittura più gente degli anni precedenti. È uno spettacolo che si riconferma e che auspico ovviamente possa andare avanti. Momento dell'ippica italiana, magari un momento difficile, so che state facendo squadra, comune e provincia, è molto importante questa sinergia per rilanciare l'ippodromo. Sì, diciamo che da quando si è firmata la convenzione con la Merano Galoppo, la precedente amministrazione e anche questa ovviamente ha posto delle basi importanti per rilanciare in maniera seria l'ippodromo di Merano. Bisogna dare atto a Martone e tutto il suo staff che sta facendo delle cose straordinarie. L'amministrazione comunale cerca di, anzi adempia a quelli che sono i suoi impegni e, come dice lei giustamente, presto ci siederemo al tavolo anche con la provincia. Io mi aspetto che ci sia anche la terza parte, cioè quella legata a Roma, che ci dia le giuste attenzioni come premesso. Gente in fondo, Chieda Queen, Teda Queen vince. Aaron Durogatti, atterrare il giorno del Gran Premio all'ippodromo tra tanta gente, una bella impressione, insomma. Sì, sicuramente. Io sono di Merano e avere la possibilità di atterrare qua durante il Gran Premio è una bella sensazione. Quanti voli fai in un anno? Sono più per aria che per terra. Questa è una risposta che dice tutto, insomma. Campione del mondo, tante traversate, i tuoi prossimi impegni? Adesso proverò in Brasile a fare un nuovo record del mondo di distanza, fra un mese parto e poi ho in programma una spedizione in Patagonia a dicembre. E poi ci sarà di nuovo la finale di Coppa del Mondo. King Heart e Athena Duberle! Nicole Ghiotti, trofeo Alpido, è sempre un momento particolare, so quanto la famiglia ci tiene al Gran Premio e anche quest'anno siete qui. Sì, esattamente, anche quest'anno siamo qui, ci tenevamo particolarmente a dedicare questa corsa alla nostra azienda perché è un'azienda familiare e la nostra famiglia è sempre stata appassionata di ippica, quindi ci tenevamo a partecipare. Inoltre siamo fieri e orgogliosi di partecipare a questo evento appunto ospitando tanti nostri amici e clienti da tutta l'Italia, amministratori di diverse aziende, e è un piacere passare la giornata qua in compagnia con queste corse e poi qua all'ippodromo di Merano, cioè non c'è bisogno di aggiungere altro. Mike Kuhn gli salta letteralmente ai fianchi. Noi siamo sempre contenti e complimenti agli organizzatori che effettivamente hanno organizzato benissimo questo evento. È un gioiello come le terme, è anche un gioiello questo ippodromo che è diventato ancora più importante quest'anno. Il glamour, capitale del glamour, tanta eleganza, ogni anno sempre di più. Assolutamente, ancora complimenti perché così qualche anno fa non abbiamo visto Merano e posso solo ringraziare a tutti coloro che hanno fatto possibile questo evento perché fa parte della città di Merano, è un evento importante per Merano e per tutti i cittadini di Merano. We'll be right back.
e Le Cousteau vince per la Francia il Gran Premio Merano 2018 su Albustan. Sindaco di Merano, si brinda a un'altra edizione memorabile di questo Gran Premio. È riuscito benissimo, siamo contentissimi per Merano, una bellissima cosa. Quello che mi è piaciuto anche per il fatto che i ladini erano qui presenti, che questo ippodromo diventi una cosa altoatesina, non soltanto meranese, internazionale è chiaro, ma la loro presenza c'è, cioè, per me è una gran bella cosa. Speriamo che tanta gente dell'Alto Adige venga qui, perché l'ippodromo è il più bello che abbiamo. Carl Zeller, è proprio il caso di brindare a un'altra edizione memorabile di questo Gran Premio. Sì, è stata una corsa eccezionale, piena di suspense. Non ha vinto il cavallo sul quale ho puntato, però è stata una bellissima gara. Per quanto riguarda l'ippodromo, i momenti magari non sono sempre facili, però bisogna unire le forze. È una delle poche cose che nella mia carriera politica non sono riuscito a chiuderla del tutto. Spero che rimangano i fondi che abbiamo stanziato l'anno scorso, i 3 milioni per l'ippodromo, 3 milioni di euro per l'ippodromo, e soprattutto spero che non dobbiamo attendere un altro anno per l'ingresso della provincia in questa bellissima struttura. È l'unica possibilità per rilanciarla. Il presidente è d'accordo, chiedo anche gli assessori, il sindaco del comune sono d'accordo, però non basta essere d'accordo, bisogna attuare l'accordo, e questo spero che non durerà un altro anno. Una festa e tutta la provincia, quest'anno anche i ladini qui in ippodromo. Beh, direi tutto il Südtirolo oggi qui riunito in questa grande occasione, questo bellissimo evento. Le corse erano bellissime, il Gran Premio spettacolare. Alla fine ha vinto ovviamente chi era più favorito, però è stata anche lì una gara molto molto bellissima, e adesso vediamo il folklore, vediamo quello che noi possiamo dimostrare al mondo, i costumi, ma anche tanta gente che è qui, che si è riunita per questo evento bellissimo. Io direi possiamo essere orgogliosi. Grazie, lunga vita all'ippodromo, lunga vita al Gran Premio. Lunga vita all'ippodromo e al Gran Premio, e torneremo l'anno prossimo. Un lunghissimo pomeriggio, 79esima edizione, un successo. Sì, 79esima edizione, un grande successo, direi che abbiamo battuto tutti i record. Pensavamo di far bene, ma superare l'anno scorso era difficilissimo, ce l'abbiamo fatta. Molta internazionalità, era mezza Europa presente sia in pista e sia sulle tribune, io direi che non si può che essere soddisfatti. Il coinvolgimento, quello che lei sta spingendo ormai da 6 anni, coinvolgere la provincia, coinvolgere il comune, si vede anche qui la comunità ladina, ormai tutto il Südtirolo è con l'ippodromo. Beh, io ho iniziato dicendo che ci voleva il consenso di tutti per rilanciare questa struttura. Adesso posso dirlo con tranquillità, c'è veramente il consenso di tutti. Il comune col sindaco Resch, la provincia con Compaccer, ma tutti quanti, giunta provinciale, giunta comunale, sono tutti adesso pro ippodromo. Quindi c'è motivo per essere ottimisti sul futuro. Una grande squadra, una dedica particolare magari anche a Clara. Beh, io a Clara ovviamente augurissimi, ma io con Clara mi sono sentito stamattina, poco fa, ci è mancata oggi. Oggi purtroppo ci è mancata, però è diventata mamma, un grande appuntamento della vita, e quindi auguroni a Clara. E poi voglio ringraziare tutta la squadra di lavoro, siamo veramente tantissimi, ognuno al suo posto, e questi risultati si possono ottenere solo se c'è una squadra con tanta passione. Che pomeriggio, amici, davvero un pomeriggio memorabile, indimenticabile, nobilitato dalla vittoria di un grandissimo cavallo di nome Le Cousteau. Va in archivio anche la 79esima edizione di questo Gran Premio Merano Alto Adige. Purtroppo è già finito e ci toccherà aspettare un altro anno. Buona serata a tutti, e l'invito è domenica prossima, 7 ottobre.